racconta le ore trascorse ieri, è stato un momento molto impegnativo anche dal punto di vista umano, quello che è successo a Firenze e poi le notizie confortanti di oggi, immagino anche il contratto costante con la Fiorentina, insomma ce lo racconta anche dal suo punto di vista. Beh, direi che è stato un momento di grande ansia, fortunatamente non drammatico fino in fondo, e quindi l'abbiamo vissuto un grande patema d'animo. E le notizie che arrivavano pian piano ci confortavano, però lo stato d'animo dei giocatori, dell'allenatore, di tutti i dirigenti era veramente uno stato d'animo di grande preoccupazione. E come vi ho detto ieri, il mondo del calcio comunque poi dimostra di essere molto unito, e davanti a un fatto del genere le due squadre, i due gruppi di giocatori hanno deciso di non giocare, ma chiaramente una decisione comprensibilissima. Dopodiché oggi le notizie sono sicuramente più positive, e quindi cercheremo e speriamo di poter catalogare questo episodio come un episodio sicuramente drammatico, però anche da un certo punto di vista fortunato. Passando a cose sicuramente più piacevoli, come giudicare questo inizio di stagione dell'Inter e l'ambizione di arrivare fino in fondo in tutte le competizioni? Beh, noi abbiamo un rullino di marcia soddisfacente, in questo momento stiamo partecipando a due competizioni, il campionato e la Champions, e lo facciamo nel migliore dei modi. Da poco entrerà in gioco la Supercoppa, a Riyadh entrerà in gioco la Coppa Italia. Sappiamo che come Inter dobbiamo far fronte a tutti gli impegni che abbiamo nel migliore modo possibile, cercando di tenere il massimo, ed è quello che stiamo facendo. L'Inter è riuscita a far ridire a noi italiani che abbiamo una squadra capace di arrivare in fondo in Champions. Quanto vi rende orgogliosi questo? E davvero l'Inter punta a vincere la Champions? Ma io credo che nel DNA di un grande club ci sia sempre che ambire traguardi importanti. Noi piano piano abbiamo salito la china dopo un periodo di assestamento, e quindi è chiaro che cercavamo di arrivare alla finale cercando di vincere, non ci siamo riusciti, ma abbiamo fatto una bellissima esperienza che ci è servita negli anni successivi, e quindi non nascondo che vogliamo vivere la Champions come un fenomeno che ci possa portare magari molto in alto, e facciamo nel rispetto degli avversari ma nella consapevolezza delle nostre capacità e delle nostre forze. Grazie.